Abbiamo il delay e vediamo i pick. Allora, per il blu team troviamo una botlane composta da Taric e Tristana, Tristana col barrier, mentre per il purple team abbiamo Leona e Caitlyn, anche Caitlyn col barrier. In mid lane troviamo un Ryze contro Ahri, mentre top lane sarà Wukong contro Yorick. Yorick darà, credo, un bel filo da torcere al blu team. Mentre il blu team in jungle troviamo Skarner e da parte del purple team Hecarim. È strano che non si sia bannato Hecarim perché di solito è un ban molto visto in questo torneo e non solo. Bene, che dire? Come team non so sbilanciarmi, diciamo che forse il blu team come utilità OE grazie a Wukong e Ryze possono avere più efficacia, mentre il purple team è fatto da persone che difficilmente si riescono a prendere, Caitlyn con un grande range, Yorick che comunque di solito se lo si build bene non va più giù, Ahri che può scappare quando le pare piace, difesi poi tra l'altro questi tre carry da Hecarim e Leona che possono comunque volgere a favore del purple team la partita, mentre comunque Taric con uno stun, Tristana che anche lei scappa come quando le pare piace, compongono un team abbastanza equilibrato anche da parte del blu team. Diciamo che Hecarim spinge via mentre Skarner tira a sé, quindi si vedranno delle belle teamfight, come dire. E Wukong spero che vada un minimo tankoso, anche se mi correggo, potrebbe non servire perché ormai Ryze si fa tank, pura guerra, pura macchina da guerra. Quindi sì, come difese penso che il blu team sia messo leggermente meglio del purple perché Caitlyn scappa un po' peggio di Tristana, contando che Tristana comunque le si resetta il cooldown del salto ogni volta che fa un assist o una kill. Come crowd control penso che il blu team sia decisamente superiore rispetto al purple. Ma ora inizia la partita. Ragazzi, non so dove siamo a Mafausa. Me lo sto chiedendo anch'io. I ban erano Amumu, Elise, Jarvan quarto e la mia memoria fa cilecca, quindi lo andrò a leggere fra poco. A Jarvan quarto, Blitzcrank, Kassadin, Amumu, Elise e non mi ricordo l'ultimo. Perdonatemi, adesso lo vado a riprendere. E Varus. Ok. Incaricamento e vediamo una bellissima Foxfire Ahri. Una delle mie skin preferite. E Sheriff Caitlyn, Volcanic Wukong. Tra l'altro notare che in questa partita non vediamo un teleport, quindi anche da questo punto di vista i due team si bilanciano, non hanno il vantaggio di una possibile gank all'improvviso né l'uno né l'altro. Vediamo un attimo più che altro l'All Nexus, magari non capisco perché si sia buggato l'audio di tutto ciò, ma possiamo lavorarci. Ora vi faccio vedere lo scouter che ci dice che i team sono relativamente equilibrati, anzi molto equilibrati perché troviamo 3 silver per team, un gold e un arranked e un bronze. Quindi diciamo che siamo lì, anche se il bronze è quasi in silver. Il KDA, vediamo, Ahri molto buono, Caitlyn pure, Tristana, vedi sopra, Ryze, diciamo che hanno preso dei champion che sanno usare relativamente bene tutti. Anche Taric comunque con un assist di 11,7 non è male, per non parlare di Leona che ha ancora di più, quindi se ne vedranno delle belle. Ora torniamo al nostro caricamento e ragazzi Mamma Fausa è purtroppo disperso quindi non c'è. Ok, la partita dovrebbe iniziare a breve se il mio computer non implode prima.
Allora. Vediamo uno start classico perché classico da season 3 per Caitlyn, quindi Spadina, mentre Tristana torna per gli stivali e tre pozze. I due support non hanno le mastery su Biscottino e i jungler iniziano come tutti i jungler del resto, mentre Wukong ha deciso di partire con un po' di armor, scelta abbastanza ponderata, suppongo, avendo contro uno Yorick. Mentre Yorick, se non sbaglio, non so se si builda, ma Philosopher Stone. Sta andando per la Philosopher, poi correggetemi. Non gioco top, quindi non ne posso sapere niente. Right, è iniziato col Mana Regen e vediamo Tons of Wards per il team blu, che ha Ward sia al support che mid e top, mentre si affidano totalmente a Leona i purple. Quindi non avranno difese nei primi minuti di game, il che potrebbe andare decisamente a favore del blu team, se riesce a gankare, a fare delle gank abbastanza buone. Vediamo Ekarim che parte aiutato dai lupi, mentre la bot lane del blu team va a farsi niente, va in lane, ha deciso. E Skarner inizia da solo dai lupi e si fa aiutare dal blu, da Wukong soltanto. Ekarim Smiteless blu, suppongo. Ed ecco che inizia la fase di lane. Tranne per Wukong che continua ad aiutare Skarner, ci hanno messo leggermente di più. Caitlyn che ha iniziato di Caliber Net. Di solito si inizia di trappole per avere comunque più controllo della lane, lei evidentemente ha voluto andare un pochino più safe. Top lane iniziano i trade che per ora vanno a vantaggio di Wukong, Leona scattante riesce a togliere la ward dal suo cespuglio, quindi una ward in meno per il povero Taric. Volevo vedere di cosa era iniziata Tristana, se me lo facesse vedere. Ha iniziato di ok, è già a livello 2, quindi non posso, non ho idea di cosa abbia iniziato, credo di terza comunque. Ok, Ekarim si avvicina in top facendolo notare a Yorick e decide di passare da dietro contando, cioè evidentemente usando un po' di mind prediction per le ward di Wukong. Lo vediamo, è nei cespugli top, ma la director non ci porta ancora lì. Vuol dire che o è nulla di fatto, ci vorrà ancora un pochino. Taric intanto va a wardare il T-Bash, cosa che ovviamente Leona non potrà contestare. E ovviamente Tons of Warding per il team blu, che ha già wardato praticamente tutto il river, mentre i purple si limitano al river per la lane bot. Ecco, il gank su Wukong, il dive di Ekarim che però torna indietro perché non è seguito dal suo Yorick. Quindi Wukong si salva con pochi HP, Summoner Spell non sono state sprecate, ecco i due jungler che si confrontano davanti al Baron, arriva Ryze ad aiutare Skarner, Ignite di Ryze, ma la kill va di rosso suppongo a Skarner. Ah, intanto è arrivato Mamma Fausa, che finalmente per la gioia dei nostri spettatori. Eccomi, eccomi. Intanto vediamo che nelle altre lane non è successo niente di eclatante, se non che Caitlyn è più sopra di Minion rispetto a Tristana. Yorick continua la rassa su Wukong che non ha ancora deciso di rimanere in lane. Ha ancora qualche pozione, quindi anzi l'ultima pozione l'ha usata adesso. Se lo può anche permettere. Non sono in estremo ritardo, giusto? No, figurati. No, dai, scherzo, è iniziato da 5 minuti, va benissimo così. Normale, no, scusa, ma la Telecom ha deciso di trollarmi. Ok, capisco. Wukong che nonostante la metavita si butta su Yorick e gli fa un po' di danno, che però non sembra neanche più di tanto. Caitlyn arrassa con la sua Q e sì, decisamente adesso sì, Tristana ha recuperato un po'.
sono quasi di nuovo pari, anche la mid è pari, Wukong sta soffrendo, 10 minion, 9 minion nemmeno di Yorick, e, mentre i jungler sono bene o male equilibrati, vuol dire che sono allo stesso punto. Skarner si dirige in top, forse vuole arrivare da dietro per fare una gank su Yorick, Ekarim pinga in mid, si vuole buttare direttamente dalla lane, forse c'è Ryze non dovrebbe averlo visto. Di lì adesso sì, sicuramente grazie alla ward. E va a counter junglare le Wraith. Per ora nessuna azione eclatante tranne appunto la First Blood davanti al Baron. E niente, c'è Skarner nascosto nei cespugli, forse sì, Yorick baita un pochino, Skarner si butta, fa pochissimo male a Yorick, gank che non sa da fare in questo momento. Le ward sono quasi finite per tutti, tutti li hanno nelle stesse posizioni, sono date tranne uno dei purple. Ekarim va in mid per coprire la lane. No, se ne frega altamente, va a farsi Wraith, infatti la lane è pushata, quindi se lo può permettere. Fra poco rispawneranno i buff, quindi Skarner va a farsi Rook e penso che si andrà a fare il secondo blu. Intanto un ping da parte del Purple Team che forse sta dicendo al suo jungler di gankare da dietro anziché arrivare dal river. Wukong, sprezzato del pericolo, si lancia addosso a Yorick. Yorick ovviamente riesce a vincere i trade in questo momento, anche se ovviamente non ha ancora ricollato. La ward nel cespuglio sta dando un pochino di problemi a Leona che non può stare lì non notata, le entrano cespuglini ogni due per minion nei cespugli ogni due per tre. Ulti di Wukong su Yorick, vediamo la gank di Skarner, però un flash di Yorick lo salva, quindi Wukong stava per quasi rimanerci secco, ha sprecato anche un Ignite. Niente di fatto, forse bisogna aspettare almeno con Yorick che Skarner faccia il 6. Che altro dire? Ok, Ryze al suo primo recall ha chiuso la goccia mentre Ahri, non mi ricordo di cosa era startata, comunque è tornata in lane con Doran's Ring, Ruby Crystal e scarpe. Yorick ha appena ricollato, si è comprato una Giant Belt, una... aspetta, come si chiama? Plot Armor, scusate, e basta, mentre al recall Wukong si è preso le scarpe, una ward e qualche pozione. La bot lane forse vorrebbe ricollare, per ora ha ricollato solo Taric. Leona si lancia su Tristana, viene seguita da Caitlyn, però Tristana ovviamente riesce a scappare, aiutata anche dallo stun di Taric, e quindi niente di fatto per la lane bot. Ottimo comunque il trade, ottimo il dash di Leona, che ci vuole riprovare, si butta questa volta su Taric, Kali'Brage da parte di Caitlyn, trappola dietro a Taric, Exhaust su Tristana, ma Exhaust anche su Caitlyn che sta soffrendo decisamente di più, ulti di Leona su Tristana per salvare, Tristana che va sotto torre, soltanto che viene stunnato ovviamente, ulti di Caitlyn e riesce a prendersela nonostante Taric abbia provato a salvarla. Ahri finalmente con la ulti riesce a fare il suo giro di spell su Ryze e ucciderlo. E abbiamo visto due bellissime azioni, soprattutto dalla lane bot, che sembrava quasi andata bene per il blu team, e invece si è volta a favore del purple. Ekarim arriva in top, ma è spottato da ben tre ward del blu team, quindi è costretto ad andare indietro, vedendo che Wukong arretra, sembra fare il golem, probabilmente o passerà da dietro in qualche modo, infatti eccolo che arriva, Yorick che ha già iniziato su Wukong, ma Wukong è già troppo lontano, Ekarim se ne frega, usa la ulti, Wukong flash sotto torre e si salva. Sì, il principio di gank era abbastanza buono, ma niente di che, cioè niente di fatto, scusate. Skarner arriva per l'ennesima volta in lane top e decide di passare da dietro ai cespugli, non spottato da Yorick. Finalmente al 6, quindi forse si riuscirà a fare qualcosa. Wukong si è buttato per prima, baita nei cespugli Yorick, che però per ora non lo segue. Si vede che vuole aspettare che sia ancora più basso di vita. Ryze che è tornato in lane con un Catalyst. E ecco Skarner che arriva a gank a 4, quindi anche
Ekarim arriva da parte del Purple Team, Wukong è costretto a usare la ulti e andare via, però quindi non si ottiene alcun effetto. E ancora niente di fatto per la lane top, se non che Wukong continua a soffrire, ma proprio tanto. Entrambi i carry al loro recall hanno comprato una BF, e tra l'altro Caitlyn è riuscita anche a prendere la Longsword. Scusate, sclero un po' con i nomi oggi, si vede che tocca a memoria o chissà cosa. Intanto Leona credo che stia andando a togliere una ward. Sì, ha fatto questo giro di spell. E Karim che decide di passare dietro ora che finalmente non è spottato dalle ward. Non ha ancora la ulti, non ha ancora Ghost, però potrebbero riuscire a fare qualcosa di interessante. Ari intanto continua ad alzare Ryze, ricolla bellamente in mezzo alla lane, forse dovrà comprare qualche item in più. Sì, ha già un bel po' di soldi, quindi. Ricolla anche da parte di Wukong che torna con un Ruby Crystal e Ari aveva i soldi per prendersi un Idrisi. E quindi ora tons of damage per la volpacchiotta, come si suol dire. Le kill sono in vantaggio purple di soltanto una kill, il farm è praticamente identico su tutte le lane, tranne ovviamente in top, che possiamo vedere che è 24 minion Wukong, 69 Yorick. Yorick tra l'altro che è tornato in lane con una Tear of Goddess, o la goccia come la chiamiamo tutti. Quindi adesso potrà anche essere libero di spammare quanto gli pare e piace. Ecco, un giro di spell di Ari ha fatto metà vita a Ryze. Intanto Leona contesta la ward con Taric, viene ultata da Skarner. Tristana prende una trappola di Caitlyn. Leona forse si riuscirà a salvare senza troppe difficoltà. Non ha perso neanche metà vita, però nella sicurezza usa Flash. Ari ormai balla come vuole in lane mid. Intanto vorrei ricordarvi che il blu team sono gli orsetti del cuore e il purple team sono i Dynamic Hit. Giusto per fare un po' di chiarezza in tutto ciò, visto che il titolo forse non è aggiornato. E vediamo una Ari che è 2-0-0, quindi ha un grosso vantaggio su Ryze, che infatti adesso sta andando per un po' di Magic Resistance con il Negatron Clock. Blu counterato dai Purple per Ari, che Skarner ci sta andando adesso ma troverà una brutta sorpresa, il Ruto Wukong aveva capito che stava andando lì ma non ha potuto fare niente. In 13 minuti di game vediamo solo 4 kill e ancora nessuna torre, perché va bene. Un po' di harass di Tristana su Caitlyn. Caitlyn che dà ormai quasi 30 minion, anzi più di 30 minion su Tristana, quindi ha decisamente ripreso il farm. Skarner che ha provato una gank top ma è stato spottato dalle ward del Reaper. Ikarim si fa il blu, visto che il blu avversario è andato ad Ari. Ari ha ricollato ancora una volta in base, non so cosa prenderà adesso. Ok, va direttamente per il cappello, potendo arrasare liberamente Ryze dal momento che Skarner non sta gankando in mid. Si sta concentrando, e non sta gankando neanche tanto bot, si sta concentrando molto sulla top. Il che non è male, perché comunque la top sta soffrendo più di tutti. Però deve stare attento anche alle altre lane, infatti credo che dopo il rosso forse si dirigerà in lane bot. Disconnect per Taric, forse ci sarà una pausa da parte del Blue Team, non mi ricordo se si ricordano. Sì, ok, il tasto pausa se lo ricordano. C'è un LOL di Ari, forse perché stava divando Ryze, non lo so, non sono sicura. Comunque sì, si stanno dicendo chi è disconnesso. E aspettiamo questo piccolo Taric che probabilmente avrà problemi di linea. Tra l'altro non so voi, ma anche io in questi giorni su LOL proprio non funziona niente. Ieri stavo giocando con Quinn e pattinavo, avevo dai 50 ms ai 2000 in meno di un secondo, quindi boh, così.
E tra l'altro non laggavo DTS, Skype, internet, zero proprio, quindi proprio, sono proprio i server della Riot che stanno dando problemi. Non so voi, ma l'IP boost non me ne faccio più di tanto. Però vabbè. Che dire, vengo a guardare un pochino la chat, se avete delle domande, non lo so. Senti? Sì. Ok, è tornato anche Nino. Sembra essersi stabilizzato. Ok, qui hanno fatto una pausa perché c'è Tarik disconnesso. Il Team Dynamics palpita come non mai, anche quando erano in Champions Select, erano lì, ma quando arrivano gli altri, perché c'è stato un pochino di ritardo da parte degli orsetti, che evidentemente non riconoscevano chi li stava aggiungendo come una disperata, cioè a me, oh mio Dio, aggiungetemi per favore! Non capivano però, o forse sì, ma boh, forse avevamo da fare. Quindi sì, oggi il team Purple è un pochino agitato. È acceso per la partita, dai. Sì, dai, ci sta. A dire il vero mi sembravano un pochino rilassati, oppure sono nervosi e lo esplicano così. Voi maschi siete tutti un po' strani. Non è vero, dai. No, noi player in generale diciamo che arrastiamo verbalmente quando siamo nervosi. E siamo bravi. Eh? Siamo bravi ad arrastrare. Oh sì, tantissimo. Aspetta che ti alzo un po' perché mi sa che non ti sento, insomma. Ok. Intanto dalla chat. Oh, abbiamo raggiunto i 100 followers, quasi le 10.000 view. Wow! Non me ne ero Bravo. accorta. Grazie a tutti per quelli che. A tutti quelli che ci seguono, che dire, siete magnifici. Una Ari che scherza sul fatto vado a mangiare, minchia che palle. Dai ragazzi, scusate, se uno del vostro team si disconnetteva cosa facevate? Voglio dire, ora, Comprensibile. va bene scherzare tutto quello che volete, ma non cadete nella trappola del volete fare 5 contro 4, per favore. Sì, del resto, boh, hanno fretta, tutto quello che volete, però. Peccato per il blu team. Ah. Qui inizia un pochino di rage da parte del blu. Potrei anche censurarveli in questo momento perché sennò andate. Si va un pochino sul volgare, credo, se continuano così. Per ora è semplicemente un arrasto simpatico, però. Ne approfitto per un po' di gossip, intanto Edward è passato nei course. Chi? Edward. Ah, non so neanche chi sia. Bendicio sarà molto, molto felice. Cambiano i player una volta a settimana, tipo. Tanto torno indietro, guarda. Siamo già a 5 minuti di pausa, quasi. Il pubblico approfitta della pausa per fidarsi un po'. Sì? Nom nom nom. Darsi. Nom nom nom, sì. Comunque è l'unica partita che streameremo stasera se non sbaglio, vero? Esatto. Quindi dopo io forse potrò provare la mia scalata Se è meglio. della promotion, magari, senza streaming ovviamente perché sennò laggo come non so cosa. A quanto pare Tarik sta tornando. Sembra. Comunque, vediamo un pochino se ci sono dei cambi degli item. Noto Leona che è partita da bravo support con una sidestone. Quindi ha un bel po' di vita rispetto a Tarik che deve ancora chiuderla qualsiasi cosa stia facendo. Mentre Tristana evidentemente non è ancora ricollata dopo aver comprato la BF, quindi. Nessun cambio nella sua build, Ryze e Ahri pure, come tutte le altre lane del resto. Vabbè, i jungler non li ho ancora presi in considerazione, ma Skarner ha già chiuso i boot of Sweetness, e la Spirit Stone, e c'è anche un Ruby Crystal e una Ward. Vediamo che il warding è molto più completo da parte del team blu. Mentre Hecarim va in giro senza scarpe e con una Spirit Stone.
Dovrebbe comprarne 4, Karim, quindi... Ah. Sì. Preso già la goccia, Yorick. Sì, dal primo ricollo che ha la goccia è, come vedi, 40 minion Wukong, 90 minion Yorick. Diciamo che Wukong sta decisamente soffrendo. Sì. Beh, il lane contro Yorick è sempre, qualunque champion c'è sempre difficoltà. Mi sto annoiando perché Arita... siete Moshi, non per altro. Non mi piace questo comportamento, ragazzi. Siate un pochino più professionali, almeno. Vabbè. C'è da dire che la community italiana ci riserva sempre zero sorprese, siamo sempre lì. Anche se stanno scherzando, siamo troppo al raster. Però non ti abbia sentito Terenas in questo caso, perché ti avrebbe da dire parecchio. Perché? Perché sentiamo? Ultimamente c'è su Facebook un po' di rage nei gruppi vari di LoL Italia. Ma guarda, io sono felice di non esserci dentro e stare bellamente fuori da tutto il gossip che c'è dietro a LoL, specialmente se è LoL italiano. Poi, per carità, io tante persone che sto conoscendo in questo torneo mi stanno decisamente simpatiche. E anche personalmente prima ho parlato un pochino con i Dynamic, non sono male, sono simpatici, ma non mi piace come si stanno comportando adesso. Però sono ovviamente cose per mie opinioni, esatto. Non, poi magari qualcuno mi dirà del team dopo, ma noi stavamo solo scherzando. Quindi tanto è che mi fa il conto dei 30 minuti che gli avevo detto del no show, però vabbè. Ok, sembra essere tornato Skype. Quindi ci siamo quasi, in effetti è la pausa più lunga che abbiamo visto finora. Però dai. Sì. In effetti i Dynamic ci avevano chiesto di. Cioè ci avevano chiesto che penso che si erano messi d'accordo per giocare alle 7:30. E gli Orsetti sono arrivati un po' in ritardo, abbiamo iniziato alle 8:20. Forse sì, c'è anche un pochino lo scazzo su questo punto. Però dai. Un pochino di elasticità. Sì, ma non si gioca su Skype. Non è vero, io ho giocato per 2 anni su Skype, va bene? E continuo a giocarci ogni tanto, quindi... Vabbè. Fa caldo, dice Ari. Ogni volta che Tabbo si... Oh, riconnetto di Taric. Ce l'abbiamo fatta. Il comando è slash pause di no. Ok. Di nuovo pausa. Stavolta dell'altro team, non lo so. È tornato. Sì, ci sono tutti. Tornato il puntini. Va bene, siamo ripartiti dopo qualche minuto. Ok. Ah, era al cesso, dicono. Ok. È entrato Tristana adesso che si... Leona si butta ulti su Tristana e Taric insieme, solo soltanto Exhaust su Caitlyn che viene presa da Skarner e forse... Tristana uccisa da Caitlyn e Caitlyn uccisa da Skarner. Tanto vediamo Leona se si riuscirà a salvare con lo scudo. Stunna Taric, arriva sotto torre ma non credo che si riuscirà a salvare. Infatti no. Intanto Ares, dai, basta di nuovo Ares. Decisamente sbagliato lato da cui portare Caitlyn. Sì, in effetti l'ha trascinata verso la sua stessa torre, però... Sì. Io. BT per Caitlyn, Ruby Sightstone chiusa per Leona insieme alla Philosopher, mentre Taric ancora... non so dove sia, ma credo sia in base, ancora niente. Ekarim si lancia su Skarner da solo.
Skarner tra l'altro è senza mano, quindi forse Ikarim riuscirà anche a fare qualcosa. Lo vuole da Ivar assolutamente, ma forse ci ripensa e Resiste, dice resiste. la torre forse mi sta facendo un po' male. Vuole pusharla lei nel carry, non so il carry quanto possa essere contento di questo, ma Occhio che qua rischia. questa Ahri ormai non la ferma più nessuno. L'ultimo tick di Gnight sicura la kill su Tristana. E Ahri che è 4-0-0 con un cappello quasi chiuso. Quindi Spirit of the Ancient Golem per Skarner. E oggi mi sento parlare veramente male, mi scuso con tutti, però boh, non so, sembro diventata dislessica da un momento all'altro. Comunque, Yorick ci posso riuscire, eh? Volevo dire Wukong che si è fatto finalmente la Giant Belt. E Taric che toglie le trappole, anzi forse ci ha finito all'improvviso una trappola, stunna Caitlyn per non farle fare la torre, ma purtroppo la torre va comunque giù, costretto ad abbandonare. Ryze che arriva in bot, spottato dalla ward dei Purple che decide di andare indietro anziché chaseare, nonostante il Ryze sia underfarmato, ma comunque meglio sempre non rischiare. BT anche per Tristana. La Philosopher chiusa per Taric, cosa che secondo me poteva evitare, ma Occhio al Xanar. Skarner arriva top, ulti di Wukong su Yorick. Yorick che flasha via, si gira con un goal, niente, come se niente fosse, continua a spammare le sue spell e tenere via due persone dalla sua lane. Sì, Yorick è. Sono 3 livelli sotto, non potevamo fare Sì, moltissimo. ah, drago per i Purple intanto, non spottato dalla nostra Direct, Dari che con due dash di ulti ha praticamente ucciso, scusate, una W ha ucciso di nuovo Ryze che ha deciso di andare per la Banshee Vayne giustamente per difendersi un po', Skarner che ci riprova su Yorick ma ancora niente di fatto, e ancora di nuovo, forse gli è trovata la ulti, c'è la ultima, non so quanto range possa avere, forse riesce a prenderlo, ok no. Intanto, ecco, in lane bot finalmente vediamo un'azione a 3 contro 2. Yorick chiede assist, ma veramente se la sta cavando benissimo contro 2 nonostante tutto, quindi. Ecco, Yorick, dicevo, è uno di quei champion che secondo me tranquillamente può reggersi una 2v1. Sì, Non penso che veramente. abbia tanti problemi. E intanto Ekarim con la lane bot stanno pushando un'altra torre, un altro stun di Taric su Caitlyn. Tristana che fa un po' di male a Leona, Caitlyn che va via con la net lasciando Ikarim da solo, ulti di Leona che però non sortisce effetti tranne lo slow su Tristana. Credo che il team Purple si sia riuscito a salvare comunque perché la Direct torna sulla lane della noia. 30 Sì. HP io Egarim. Sì, Ikarim ha messo il Nos e se n'è andato via tranquillamente. Abbastanza tranquillamente, dai. Ping di Alert sul blu, oh mio Dio, ping, Ahri vuole sul blu, al più presto. Forse crede che stiano andando a cercarlo l'altro team, ma così non è. Tanto il warding, vediamo che il team blu, Taric si sta sbizzarrendo, sta facendo l'albero di Natale nella jungle del rosso. Due ward da parte del blu, tra l'altro una scaduta. I Purple invece, meno warding, giusto quello che basta nella lane avversaria e per spottare il drago. Ahri si fa tranquillamente il blu da sola, Ryze si prende il suo. Per il resto il Baron wardato adesso da Taric con una pink e dei ping così tanto per. Credo che adesso. No, ok, Caitlyn decide di pushare ancora la lane bot, vuole assolutamente prendersi quella torre. Ikarim che prova a prendere Taric da solo, niente di fatto, se ne va via. Sta lì, mette una ward al blu. Quante ward? Penso che si vada a prendere il suo rosso. Sì, il warding non è male. I Purple sono messi un po' meglio giustamente perché devono adesso fare un pochino più gli aggressivi, quindi. Tranquillamente vagano nella jungle dei blu come se niente fosse. Ahri credo si ributterà su Ryze. Invece ci spostiamo in top dove Skarner sta continuando a babysittare Wukong come è giusto che faccia, però senza alcuni effetti, forse dovrebbe chiedere l'aiuto del resto del team. 7k e passa di differenza, 3 torri a 0 per i Purple, 7 kill a 3 sempre per i Purple.
Arik è 5-0-0, diciamo che sta facendo la partita, ma del resto anche Caitlyn, non lo dimentichiamo, cioè comunque 178 minion, come score è più calma di Arik perché non ha potuto avere grandi occasioni per di gank o comunque di ink da parte di Leona su qualcuno. Si sono tutti con un basso profilo ma con un ottimo danno. E Leona ha deciso di fare le scarpe da 5, vedono Skarner, decidono di andare indietro ma sono supportati anche da Ikarim nella giungla poco sopra. Ahri diva di nuovo Ryze e lo uccide con l'Ignite come se nulla fosse. E intanto Ryan Lewis ci dice saluto Gennaro e Michael tramite questo PM. Non so chi siano comunque, ciao Occhio. Gennaro, ciao Michael. Ahri stava ancora divando, penso che volendo si potrebbe anche uccidere quello Skarner. Torre finalmente bot che va giù, quindi ci sarà la lane bot che sarà strafelice. Pushano ancora, vogliono arrivare all'inhibitor assolutamente. Con Ahri che split, push e mid, la top ancora gioca come se niente fosse successo praticamente. Non si muove nessuno dei due, non vogliono fare niente. Intanto Ekarim si prende due colpi gratis di torre, una E di Tristana. Wukong continua a soffrire, poveretto, e tra l'altro non ha la possibilità di fare neanche degli assist, andando magari col proprio team a fare qualcosa. E stra-warding dal Baron, quindi tutti sapranno chi andrà al Baron appena qualcuno ci si avvicinerà. Ryze pusha un po' con la ulti, decido di andare a spottare la giungla, non so se qualcuno ha preso l'Oracle del team blu, non credo. Rampage per Ahri, quindi va anche un pochino tankosa, c'ha anche il Kaggia su Lucky Pick. Non mi ricordo che item ci si fanno, però credo il Morello, o no? Mi sbaglio, Sì, vero? Sì, può Morello, ok. starci. È che non mi ricordo mai cosa si fa di item con quello lì. Ekarim che si butta in mezzo al teamfight, Taric che rimane completamente out of position, ulti di Leona che ne stunna 2, rallenta 1. Ahri che arriva come un tiro ad alta velocità su Tristana e se la porta via, arriva anche su Ryze, viene preso, triple kill per Ahri, una kill per Ryze su, oddio non ho visto però, suppongo su Ekarim che è l'unico che è morto, banana. Push credo forse finale, non lo so, per il Purple Team, che intanto si prenderanno sicuramente un inhibitor. Caitlyn che non sfrutta tutto il range che può darle il suo fucile, ma decide bellamente di rimanere più vicino all'inhibitor, forse per hittare qualcuno. No, decide di andare indietro, decide di andare forse verso la torre top. Ahri però non segue Leona, anzi nessuno segue Leona. Ahri ricolla, Caitlyn ruba l'Evrate. E GG item per Yorick che è tornato in base con chissà quanti gold, si è preso una Wurmung, una Manamune e una Shin. E un'altra Clotharmo. Comunque, ok, mentre Wukong c'ha una Sunfire, Shin anche per Ekarim, Chain Vest per Skarner, Hextech Revolver per Ryze, quindi un po' di lifesteal, scusate, un po' di Spellbump. Ahri è nettamente più sopra di lui come keep, essendo 9-0. Niente, Caitlyn che ha deciso di andare per la Phantom Dancer e penso stia andando per un Last Whisper, mentre Tristana, Nino non soffiare nel microfono, BT per Tristana e Zeal sempre per lei, anche lei è molto indietro di build, non riuscendo né a far kill né a farmare in questo momento. E Taric che continua a non voler chiudere, anzi a non voler fare la sidestone, neanche per un po' di vita. Ahri si trova da sola contro 4 del team blu, arriva Ekarim ad aiutarla, ultato da Skarner. Allora Ahri ovviamente ha provato ad aiutarlo ma se ne è dovuto andare via. Leona intanto che si era un po' presa con Wukong, pushano top. Mentre tutto il resto del team blu è bot, soltanto Wukong va a difendere la top, ma penso che non potranno fare più di tanto. Intanto non si tocca la mia Fox da parte di Ekarim, che carini. Torre top andata via per il blu team. Continuano a pushare, Ahri intanto split push and mid, anzi no, sì. Ricollega i suoi teammate in lane top, decidono di continuare l'avanzata come se niente fosse. Intanto al ras di Ahri con la Q e con la W,
una trappola di Caitlyn che credo che appena prenderà qualcuno sarà la fine per quel qualcuno, e Trissana ci è andata molto vicina in questi momenti. Tanto di Yari che non va a segno, ancora il ras di Q. Credo che Skarner stia andando per il Frozen Earth con una Glacial Shroud, scarpe chiuse da Taric, finalmente Egarim che decide di divare su Wukong, che è troppo già in là, forse dovrebbe andare su Tristana che sta arrassando Caitlyn, ma arriva Arik e la porta via anche Taric, double kill per Arik di nuovo, Yorick uccide Skarner mentre Wukong forse no, ha provato a salvarsi con la ulti ma viene ucciso da Ekarim. E quindi siamo 4 kill a 0 per il Purple Team. Le torri del Nexus sono andate, ora penso che ci sarà la pushata finale, anzi no, mettono in pausa il Purple Team, forse per schernire. Spero proprio di no, ragazzi. Non è disconnesso nessuno, quindi avevate tanta Non fretta di credo ci siano finirla. problemi. Ci No, avevate sono tanta problemi fretta di che si è finirla, disconnesso. magari finitela. Pronto. Vabbè, non possiamo, non mettiamo le mani avanti, magari si sarà disconnesso qualcuno o su Skype avrà problemi. Comunque, ci danno il tempo di vedere un pochino come siamo messi di farm, siamo sempre lì, 50 minion in più per Ahri, non parliamo poi di Caitlyn, 3-1-2 comunque Skarner che è riuscito a fare delle kill, forse doveva provare a lasciarla agli altri, però è sempre difficile, magari sai, col dot del rosso o cose del genere. Mentre da parte del Purple Team, Yorick è molto equilibrato, comunque non ci sono state tante gank da parte di Ekarim in lane top, perché comunque se la cavava bene anche da solo. 11-0-2 Ahri, che è decisamente insieme a Caitlyn, sebbene Caitlyn non abbia kill, il carry della partita. E niente, Leona con semplicemente due item, ma che basta, avanzano. Anzi, tre item se vogliamo contare le scarpe. Pausa ancora, nessuno che scrive nel chat, non si chiedono al team blu cosa stia succedendo, il team purple non dice niente. Io sinceramente non capisco. Quindi, boh, stiamo qui a guardare la pausa di color seppia. La pausa è bloccata. È durata mezzo secondo. Cioè, quindi ci si è buggato a noi il coso?